Salve a tutti, siamo ancora qua nel centro nevralgico del blocco organizzato da USB Calabria, sul cavalcavia che porta all'autostrada, all'aeroporto e alla stazione. Siamo qua per il semplice motivo, per i diritti e la dignità del precariato calabrese, sfruttato, usato sistematicamente da decenni. Gli ultimi di questa piaga sono i tirocinanti, che per miseri 500 euro, e vi ripeto 500 euro, non stanno facendo altro che chiedere i loro diritti e la loro dignità, sfruttati ovunque con lavoro subordinato. Ebbene, questo non può andare più. Questo è solo l'inizio di questa violazione di legge che dovrebbe tutelare il lavoratore, invece tutela i collusi, i politici e gli 'ndranghetisti. Ebbene, questo non accadrà più a partire da oggi. I tirocinanti non ci stanno più. Quindi sappiate che questo è solo l'inizio di questa mobilitazione. Se questo non accadrà, se entro oggi non avremo delle risposte, vi posso dire tranquillamente che ci saranno altre mobilitazioni, altre proteste, altri blocchi. Fra pochi giorni vi posso dire tranquillamente che creeremo, se non abbiamo risposte, il blocco su tutto il territorio calabrese del Giro d'Italia. Solo così il governo può ascoltare. Quindi tutti i tirocinanti che vogliono lottare per i propri diritti e per la propria dignità sappino che giorno 6 e giorno 7 in Calabria, a parte il Giro d'Italia, due tappe interessanti, due tappe che interessano il nostro territorio. E allora, se non andiamo un po' a smuovere e andare a toccare i soldi degli sponsor e di tutti gli organizzatori, il Giro d'Italia sarà no tiro, no party. Se non vogliono ascoltare i tirocinanti, no tiro, ma non parte nemmeno il giro. Solo così cominceremo ad essere ascoltati. In questa mobilitazione, come potete vedere, ancora siamo qua e c'è solo da dire una cosa: sarà la prima di una lunga serie. Una nostra delegazione, su richiesta della prefettura, è andata a Catanzaro, è partita pochi minuti fa e andrà là solo ad aprire un canale con il governo. Solo all'apertura di un canale con il governo, niente di più. Infatti, alla richiesta della questura che nel momento in cui partisse una delegazione si smobilitava il corteo, la protesta, questa noi non l'abbiamo accettata. Quindi la nostra mobilitazione è viva, siamo ancora lì, siamo ancora qui, sul cavalcavia, e vi dico solo una cosa: chi può ci raggiunga a manifestare insieme a noi, per i diritti e la dignità di tutti i lavoratori calabresi. Grazie.